Ieri il momento più solenne della perdonanza celestiniana con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio e l'inizio del giubileo più antico della storia, preceduto dal corteo storico con 250 figuranti. Il tutto seguito in diretta da Rete 8. Il cardinale Feroci, originario di Pizzoli, ha aperto la Porta Santa della Basilica di Collemaggio, un momento toccante per dare inizio all'indulgenza plenaria voluta da Papa Celestiniano V con la bolla del 29 settembre del 1294. Come lo scorso anno, per ragioni di sicurezza e per finalità legate al contenimento del contagio da Covid, il corteo è stato statico, 250 figuranti disposti ai lati di Viale Collemaggio. I possessori dei braccialetti hanno potuto vedere i figuranti in costume. Poi è partito l'unico segmento del corteo mobile. Il sindaco Biondi ha percorso Viale di Collemaggio partendo dall'incrocio con Viale Crispi, insieme alla rappresentante ufficiale del governo, il sottosegretario alla cultura Borgonzoni, il prefetto della provincia dell'Aquila Torraco, il presidente del consiglio comunale Tinari, la dama della bolla che ha portato l'astuccio in cui per secoli è stato custodito il prezioso documento del Papa Santo, il Giovin Signore, che ha recato il bastone d'ulivo con cui il cardinale Feroci ha percosso la Porta Santa della Basilica di Collemaggio per ordinarle l'apertura, dando il via all'indulgenza celestiniana, la dama della croce, che ha portato con sé la croce del perdono forgiata dall'artista aquilana Laura Caliendo, che è stata poi indossata dal cardinale Feroci. Arrivati all'interno della basilica, il primo cittadino ha letto la bolla del perdono del Papa Santo Celestino V. Stasera il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, chiuderanno la porta della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Al microfono di Enrico Giancarli, il cardinale Feroci e il cardinale Petrocchi. Cardinale Enrico Feroci, lei è originario di Pizzoli, quindi anche un po' di emozioni in più nell'aprire tra un po' la Porta Santa. Beh, io ringrazio il cardinale arcivescovo, il cardinale Petrocchi, che per questo invito che mi ha fatto a presiedere questa Eucaristia per aprire la Porta Santa della penitenza, della perdonanza. Non avrei mai immaginato, e quindi sento di me, ecco, non solamente un'emozione profonda, perché sono della Chiesa Aquilana. Ogni anno Papa Celestino ci consegna questo giorno dove la misericordia di Dio viene consegnata a tante persone, e mi sembra, per me sia molto bello che io possa essere lo strumento per aprire quella porta, per dire: entrate, Dio vi vuole bene. Insomma, ci può dire che verrà il Santo Padre? Questo io me lo auguro come tutti voi, non possiamo essere sicuri perché è un evento che dipende da tanti, diciamo, fattori che non possiamo determinare da adesso, però io sono certo che se, come spero, le cose si svolgeranno in modo favorevole, il Papa sarà contentissimo di venire tra noi, anche perché lui ha sempre mostrato un affetto specialissimo verso questa città e la sua gente.